Mettiamoci. Sì. L'Epifania tutte le feste si porta via, ma prima che ciò accada, ecco un finale di grande spessore a livello artistico e musicale. Al Teatro Diana di Nocera Inferiore, doppio appuntamento domani sera e martedì con la musica classica e poi uno spettacolo per i più piccoli. A organizzarli l'Orchestra Filarmonica Campana del maestro Giulio Marazzia, che con Armonie del Tempo chiude il tradizionale percorso delle feste giunto alla sesta edizione. Il soprano tedesco Janelle Frasé e il direttore americano Philip Nuzzo saranno gli ospiti d'onore per la serata di domani, con la possibilità di ascoltare valzer viennesi, arie e duetti. L'evento, organizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale Massimo Lipira, è patrocinato dall'amministrazione comunale nocerina. Martedì sera, sempre alle 20:30, e sempre al Diana di Nocera Inferiore, il musical tratto da Cenerentola, un evergreen che non tramonta mai e che farà felici grandi e soprattutto piccini. Chiudiamo un po' tutto questo periodo di manifestazioni natalizie che abbiamo organizzato con il concerto di Capodanno che si terrà domani al Teatro Diana, dove ospitiamo il direttore d'orchestra americano Philip Nuzzo con il soprano tedesco Janelle Frasé, che ci hanno onorato della loro presenza, hanno accettato il nostro invito e saranno qui appunto per il concerto di Capodanno, che sarà sulla falsariga viennese, quindi valzer, polka di Strauss come tradizione si rispetti. Poi invece martedì abbiamo questo spettacolo Cenerentola, il musical, dedicato ovviamente a tutta la famiglia, che recupera un po' il cartone della Walt Disney, però sarà uno spettacolo, un nuovo allestimento, perché sono state curate nel dettaglio scene, costumi e musica, la regia di Teresa Barbara Oliva e la compagnia teatrale che ci appoggia in questa situazione è i Fanciullini, l'orchestra Filarmonica Campana dirige il maestro Ivan Antonio. Quindi chiudiamo questo periodo di natalizio con questo regalo ai più piccini, con il musical Cenerentola.